chi ha scoperto davvero l'America? Ciao Focussini! Oggi parliamo di 5 cose che non sai su Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo sarà ricordato per sempre come l'uomo che la scoprì. Peccato che i vichinghi ci siano arrivati 500 anni prima e gli indiani addirittura 35.000 anni fa. L'uso dell'amaca sulle navi fu introdotto proprio da Colombo dopo la scoperta dell'America. Prima i marinai dormivano a terra. L'uovo di Colombo. Così si definisce una soluzione semplice a un problema complicato e l'origine di questo modo di dire riguarda proprio Cristoforo Colombo. Si racconta, ma nessuno sa se è vero, che il navigatore, tornato dall'America, si ritrovò a cena con alcuni nobili spagnoli, i quali lo derisero dicendo che chiunque avrebbe potuto compiere il suo viaggio. L'italiano li sfidò allora in una semplice impresa: far stare un uovo in equilibrio. Nessuno ci riuscì. Allora Colombo picchiettò l'uovo sul tavolo, schiacciandolo a un'estremità, e così deformato, questo rimase dritto. La Santa Maria era la nave più lenta della flotta di Cristoforo Colombo. Per essere precisi, era una caracca, non una caravella come le più piccole Niña e Pinta. 500 anni fa, a Cristoforo Colombo servirono più di 2 mesi per andare dalla Spagna all'America con le sue caravelle. Viaggiava a circa 10 km all'ora. Oggi, in poco più di 7 ore di volo, siamo a New York. Tutto merito dei moderni aerei di linea, che vanno a 900 km orari. Stupefacente, vero? Ricordatevi di mettere un bel like e condividete il video con almeno 2 amici.